Ciao a tutti! Oggi sono qua in negozio, in tenuta da lavoro. Mi mancava i miei camicini. Mi dispiace, ma la fascia è questa qui. Non ho la mia solita fascia. E oggi vi farò vedere cosa fa la spatolina ultrasonica. Allora, adesso mi detergo il viso velocemente. Molto velocemente. Se no facciamo un video lunghissimo. Volevo poi usare un altro detergente, ma sto un po' improvvisando. Le mie belle manopoline, non ero truccata, non avevo niente oggi, male, perché comincia a esserci il sole e quando si esce col sole bisogna mettersi almeno una crema protettiva, se non un fondotinta. Cos'è la doppia azione? Fondotinta quindi fisico, del colore del fondotinta, che anche il fattore di protezione. Allora, qua tutto il mio armamentario. Allora, spatolina e l'accendiamo. Speriamo che venga, che non si senta troppo rumore. Cominciamo dalla fronte. Facciamo il pezzo dolente e come vedete lì nell'angolo ci sono tutti i punti neri che escono. Vedete? Nonostante io mi tenga ben pulita e detersa, però se non usiamo qualcosa di meccanico, guardate, tutti i neri, una sola passata. Non è assolutamente fastidiosa, un po' di rossore a me lo dà, ma può scompare subito. Guardiamo, alcuni sono caduti, dopo pulisco, questi sono gli altri, così senza strizzatura, senza niente, noi andiamo a fare pulizia. Un po' quando si va a stimolare il naso si stimolano anche le ghiande lacrimali, però vedete, guardiamo altri punti neri. Vengo proprio via benissimo. Solitamente non saltano, perché saltano, si pulisce il viso, però in questo caso devo farlo dai piedi e passiamo oltre. Dolente, guardate, guardate questo, mamma mia,
mamma mia. Non so se li vedete saltare. Andiamo a togliere i punti neri, di sebo in eccesso, come dicevo prima andiamo a stimolare anche la circolazione. Diciamo che anche quando facciamo la pulizia del viso, se ci sono dei punti neri che non vengono con la spatolina, è ovvio che andiamo a fare la strizzatura, quella tradizionale, però sono veramente pochi quelli che non vengono, quelli magari con i punti neri come una spesa abbastanza importante, però altrimenti vengono perfettamente. Okay. Così se non lo facciamo troppo lungo, dopo finita la nostra pulizia con una salvietta andiamo con questo che è un germicida, verucida, insomma un disinfettante, andiamo a pulire bene la spatolina così pronta per la prossima volta, chissà quando. Ok, riponiamo col suo cappuccio, via. Ah no, volevo fare vedere un'altra cosa. Sempre con la spatolina andiamo, ma usandola al contrario, a mettere, a far penetrare le nostre sostanze funzionali, e in questo caso avevo preparato collagene e acido ialuronico. Quindi cosa si fa? Si mette la nostra, il nostro fluido, il nostro siero sulla pelle, e adesso che è bella recettiva andiamo a farlo penetrare in tutto la nostra, nella tutta la nostra epidermide. Mostro. Ok, quindi la spatolina al contrario, andiamo a fare questi movimenti. Così la facciamo assorbire appunto il nostro contorno labbra. Così i nostri principi attivi veicolano in profondità. La pelle, come dicevo prima, è bella recettiva, perché abbiamo fatto una bella esfoliazione profonda, ma comunque delicata, contorno occhi, prorughe naso labiali. Andiamo a fare una stimolazione sia della circolazione che la veicolazione dei principi attivi. Queste rughette che tanto ci infastidiscono, quelle della fronte, finché il prodotto non è
completamente assorbito, continuiamo con la nostra spatolina. Ho un respiro pesante perché vado solo con una narice, perché una è chiusa. Quindi se mi sentite respirare in modo pesante è proprio per quello. Ok. Bene, il mio acido ialuronico e collagene è penetrato, proprio perché oltre appunto al nostro trattamento depurativo e di eliminazione dello strato corneo, disinfetto dei punti neri, sono andata a fare anche una bella azione super idratante, rimpolpante, antirughe, che non fa mai male. Poi cosa faccio? Mi faccio una mascherina, già che ci sono, faccio una mascherina purificante, perché ne avevo abbastanza di punti neri, perché è vero che mi tratto molto per l'anti-age, ma poco per i miei brufoletti, che sotto la mascherina si moltiplicano anche i peli. Ho due peloni qui sotto che dopo, se riesco, mi do una passata di laser. Ecco qua, quindi la mascherina la terrò in posa una ventina di minuti, messa e tenuta in posa 20 minuti, mi metterò invece, cosa che non ho fatto stamattina, in questo caso mi metto una BB cream con protezione, fattore di protezione 30, e con all'interno l'acido ialuronico. Fantastica, visto che devo uscire, devo andare a fare la spesa per mio padre che si è infortunato, mi è venuta una sciatalgia che non riesce a camminare, puntura e spesa. Quindi obbligatoriamente mi metterò la mia BB cream, perché ancora c'è il sole fuori, quindi dopo un trattamento di esfoliazione così assolutamente devo proteggermi. Quindi dopo il tempo di posa andrò a mettermi questa cremina. Eccoci qua, sono già trascorsi 20 minuti, mi pulisco la mia mascherina, così sarò bella purificata, avrò i pori dilatati chiusi, eventualmente la fascia, il rossore se n'è andato, quel po' di rossore che avevo data dalla spatolina, perché un pochino mi era arrossata, ma adesso non ho più nessun tipo di rossore. Aspettate che mi rimetto la fascia, se no sono lavati i capelli ieri sera. Rimettiamo la fascia. Ok. Voilà. Ok, adesso cosa faccio? Mi metto un altro po' di acido ialuronico e collagene e poi vado a mettermi la BB cream, pronta per andare a fare la spesa. Eccoci, la mia BB cream
così vado a uniformare il colorito. Comunque la BB cream è idratante, questa è anche a base di acido ialuronico, quindi ha un sacco di effetti. Quindi è idratante, è colorante, cioè mi fa una piccola base appunto di make up, ha il fattore di protezione 30, quindi mi protegge dai raggi UV. Questa è una BB cream molto molto leggera, ma piace anche metterla attorno agli occhi, perché ricordiamoci che il sole arriva anche lì, e il contorno occhi è, diciamo, una zona molto delicata, la pelle più sottile. Questa BB cream è molto illuminante. È traspirante, perché addirittura questa BB cream può essere anche utilizzata dopo i trattamenti a cute lesa. Quindi non contiene niente, nessun tipo di sostanza che può andare a nuocere la nostra pelle. Ecco, finito. Ho fatto la mia pulizia del viso express, perché è stata abbastanza veloce. Solitamente ci vuole un'ora. E niente, pelle luminosa, bella pulita. Non ho più punti neri e niente, appena riapriamo vi aspetto per la nostra pulizia a ultrasuoni. Vi bacio e vi abbraccio. Ciao!